Nella suggestiva location dell'Arenile di Bagnoli, con un cocktail dinner on the beach, Danilo Iervolino ha presentato il suo Just Press Startup, dall'idea all'impresa, di Giappetto Editore. Un volume che tratteggia il profilo di un'Italia innovativa e in grado, se opportunamente supportata, di condurre il paese al rinascimento. Un domani che è già presente se si focalizza l'attenzione sulle piccole ma numerose eccellenze che dal bel paese esportano in tutto il mondo. Design, gadget, high-tech, video virali, persino software, ha spiegato l'autore nel corso della presentazione all'Arenile con il direttore scientifico di Pegaso, Francesco Fimmanò, l'editore Rosario Bianco e il moderatore Giorgio Mulè, direttore di Panorama, tutti protagonisti di un public speaking sul libro. Just Press Startup, un confronto imperdibile per l'attualità del tema e per la location del Brindisi che ha fatto seguito all'incontro culturale. Sentiamo ora alcune delle testimonianze più efficaci della serata. La forza che ha questo libro è quello di sfatare alcuni miti e di analizzare qual è la prospettiva di questo settore. È un libro che va letto, è un libro che va messo nelle mani di chi pensa che avere un'idea basti e avanza per avere successo. Su tutto questo io inviterei il professor Francesco Fimmanò, che ha redatto la prefazione del libro e che è il direttore scientifico dell'Università Telematica Pegaso, a dirci il suo pensiero. Prego, professor. In realtà volevo parlarvi di cosa esiste dietro questo libro. Questo libro non è un saggio fine a se stesso, né un saggio sulla propria esperienza. Perché oggi il momento è particolare? Guardate, Pegaso è sostanzialmente un esempio di una startup. In realtà è nata da un'idea che è stata appunto start and up, anzi le ali stanno a rappresentare la capacità di decollo verticale. Che cosa significa questo? Che in realtà questo libro è un libro sul modello che va al di là del successo industriale personale. So cosa c'è dietro. La teoria di Schumpeter, caro direttore, in realtà si conclude con quella che Schumpeter individua un bene comune. Qual è il più grande bene comune dell'impresa? Come qualcuno usa dire dell'acqua piuttosto che dell'aria. Il bene comune paradossalmente è l'imitazione. Perché, dice Schumpeter, la dinamica dell'impresa è che l'innovatore fa uscire l'impresa dallo stato pressoché, diciamo, stazionario. In realtà crea, genera profitto, ciò genera in automatico degli imitatori, questi imitatori a un certo punto fanno uno sciame di imitatori e a mano che aumentano gli imitatori si riduce il margine del profitto. In quel momento l'imprenditore rilancia la sfida e in questa staffetta c'è la cosiddetta capacità di innovare. Io voglio cominciare a sentire, insegno da 25 anni in facoltà di economia in vari ruoli, voglio cominciare a sentire dai miei migliori studenti, cosa vuoi fare? L'imprenditore. Noi dobbiamo smetterla di pensare che l'imprenditore debba essere qualcuno di meno formato di chi fa un altro esercizio professionale. Noi tutti siamo qui a fare il nostro mestiere grazie alla creazione di ricchezza. Questa è l'indicazione di una persona di successo che in realtà sceglie come modello di vita una startup e che diventa un playmaker addirittura mondiale nello spazio di 10 anni. E quindi questo libro va molto al di là dell'esperienza industriale, va molto al di là dell'esperienza professionale, ma è in realtà una indicazione che ciascuno di noi deve avere rispetto a quella che oserei definire una responsabilità sociale ed etica dell'impresa. Grazie. Professor Rosario Bianco, che è anche, oltre ad essere docente di Pegaso di economia dell'impresa, è l'editore che ha in pancia, partorisce anche questo libro. Prego. Grazie, pochi minuti. Allora, io mi trovo stasera in veste di editore, o meglio, di delegato all'editoria di una persona che racchiude saggezza, gioventù, competenza, professionalità e amore. Abbiamo costruito appena 3 anni fa una casa editrice, spin-off della Pegaso. 3 anni per una casa editrice sono veramente pochissimi, eppure noi abbiamo messo su un progetto editoriale che oggi vanta 100 titoli, 6 collane,
Poi abbiamo fatto dei focus sulla nostra, sulle nostre tradizioni, e poi nasce questo libro che è l'inizio, diciamo, della saggistica e manualistica, perché questo è un libro che ha il privilegio di racchiudere due momenti importanti: un saggio sull'imprenditoria vincente, un manuale, quindi un accompagnamento, una sorta di kit di tutoring per chi vuole fare di un'idea un'impresa. E quindi questo sta a significare che noi, che il presidente e noi, seguiamo quest'idea e la portiamo avanti ogni giorno, siamo attenti ai nostri amici, ai nostri docenti, ai nostri stakeholder, a tutti coloro che lavorano su questa bella idea vincente di essere insieme per un futuro migliore. Grazie. Pegaso, molto più di un'università.